Si è detto provocazione, denuncia, straniamento. Sto parlando di quelle cosiddette opere d'arte che vogliono creare uno scandalo, vogliono stanare lo spettatore cercando di portarlo su un terreno inconsueto. Una di queste è stata per molto tempo a Piazza Affari Milano, di Cattelan, uno scultore, e si tratta di una mano con il dito, il medio, alzato, che è, come è noto, un gesto di aggressività verso qualcuno e dovrebbe rappresentare, per la verità, uno stupro anale. Di questo si tratta. Ecco, la persona contro cui è rivolta è minacciata di uno stupro anale. Ora, questa dicono che è un'opera d'arte perché è una provocazione, una denuncia, uno straniamento. Quale sarebbe qui il significato? Che siamo tutti sottoposti a uno stupro anale? Boh, non mi sembra. Oppure che veniamo invitati a reagire contro questa violenza che viene esercitata su di noi? Non saprei, io credo che il problema è molto semplice, la domanda ha una semplice risposta. Gli artisti, a cominciare da Duchamp nel 1930, se ricordo bene, appese a una parete un orinatoio maschile rovesciato, quello appunto da parete, e lo chiamò Fontana. E naturalmente si gridò allo scandalo, ma le quotazioni andarono alle stelle. E ci sono parecchie gallerie pubbliche, tra cui quella d'arte moderna di Roma, che hanno questo pezzo e lo considerano arte. Io non le considero arte, perché se è una provocazione, in base al principio economico della comunicazione, ogni medium e ogni forma, ogni stile di comunicazione deve rappresentare quello che rappresenta con un linguaggio specifico. Ora, il linguaggio specifico della provocazione non è l'arte. Il linguaggio specifico della provocazione è il discorso. Tu fai un certo discorso in cui denunci qualcuno, provochi qualcuno, cerchi di stanare qualcuno, e tutto finisce nelle parole in cui l'hai formulato e in cui l'ha scritto. Ecco, non c'è luogo per un altro medium. Così come anche per l'arte concettuale, che rappresenta un concetto, ma il concetto, anche il concetto, si esprime con parole e con un ragionamento, tutto lì. Quindi queste contaminazioni tra generi non hanno nessun senso, a meno che non vogliamo fare come Alberto Sordi nell'Americano, in cui metteva il ketchup sulla pizza e la senape sugli spaghetti. Sono cose che non funzionano. Ci si può anche abituare a questo, ci si abitua a tutti, ma se si vuole sceverare, se si vuole giudicare le cose per quello che sono, non vanno bene. Quindi io dico che questo dito di Cattelan è un gesto, non dico neanche che è un gesto di cattivo gusto, dico soltanto che è qualcosa che non ha niente a che fare con l'arte. Non emoziona, non evoca niente, non richiama alla mente una verità clara, secondo la definizione di bellezza di Tommaso d'Aquino, che a mio giudizio è l'unica rimasta valida. Tutto questo però ha una radice più profonda, e che è quella della versione che è stata data alla semiotica nel secondo terzo del Novecento del secolo scorso. Tutto credo che sia cominciato con Umberto Eco, il quale nel suo trattato di semiotica generale definisce la semiotica come un sistema di segni, e su questo siamo tutti d'accordo, non discorsivo, attenzione, non discorsivo, sono segni, come i segni del traffico stradale, i quali però richiamano, ogni segno richiama un altro segno all'interno di questo sistema di segni, senza mai uscire dal sistema di segni. E lo stesso Eco ha parlato di una semiosi illimitata, o
o l'infinite. C'è un libro, un dizionario di semiotica di Greimas e Curtis, che nel titolo non rispetta neanche l'ordine alfabetico, perché Greimas era un boss francese della baronia universitaria, il quale è composto di circa 400 voci, ognuna della quale di circa 100 parole, e di queste 100 parole una quindicina richiamano altre voci dello stesso dizionario. È una lettura impossibile, perché a sua volta, quando si va alla voce richiamata, questa ne richiama altri e così all'infinito, ma rimanendo sempre lo stesso dizionario, per cui il significato non appare mai. Appaiono altri segni dello stesso dizionario. Ecco, questo è lo schema di tale semiotica che è diventato un semioticismo. Cosa significa questa formula dell'ismo? Significa che è diventata una dottrina indiscutibile. È così perché è l'unica scientifica, mentre la referenza del discorso ordinario, linguistico ma anche non linguistico, ad esempio quello figurativo dell'A, che richiama significati fuori dal sistema, quindi fuori dalla lingua, fuori dalla figurazione, significati che sono allogati nel mondo reale, questo non è scientifico, perché questo significato trascendente il linguaggio, o anche il sistema delle figure, o anche il sistema dei segni, sarebbe un significato non sperimentabile direttamente, perso nelle nebbie dell'indeterminato, e quindi assolutamente non accettabile perché non scientifico. Ora, qui bisogna mettersi d'accordo su cosa significa scienza. Scienza non è soltanto la scienza cosiddetta della natura, la fisica, la chimica, già la matematica è diverso, che è più un fatto di pensiero. La fisica, la chimica e le altre scienze, la biologia, eccetera. Scienza è anche la filosofia. Anzi, c'è stato un filosofo del Novecento, Edmund Husserl, che ha voluto creare una filosofia, lui dice, Ausstrengende Wissenschaft, come scienza forte. Perché forte? Perché è più fondata, perché è fondata su concetti chiari, chiariti per l'occasione, e quindi ben costruita, sostanzialmente questo. L'importante è che ciò che si deve chiedere a una scienza è di essere ben costruita. Non di essere metafisica o non metafisica, anche la metafisica può essere una scienza. Cos'è la metafisica? La metafisica è tutto quello che sta al di là dello sperimentabile. E il campo dello sperimentabile è quello fisico, come sappiamo, appunto fisica, chimica, biologia, eccetera. Ecco, ma non è che quello che sta al di là dello sperimentabile non esista, e non è che non chieda spiegazione. Ora, la scienza, qualsiasi tipo di scienza, metafisica o non metafisica, è un sistema ordinato, discorsivo, che tenta prima di formulare delle domande sensate, e secondo di rispondere a queste domande, di rispondere dando una risposta razionale. Tutto qua. Faccio l'esempio di una domanda non sensata. Se io, Piero Turri, alla mia età, mi chiedo se posso ancora vincere il Nobel, questa è una domanda non sensata, per vari motivi. E il motivo fondamentale, credo, ma già questa è un'immodestia, è che le cose di cui mi occupo non rientrano nella rosa dei premiati col Nobel. Potrei dire, ma potrebbero istituire una di quelle materie di cui mi occupo io. Ma tutto questo è insensato, naturalmente. Poi c'è un nostro politico, di professione economista prima di essere politico, il quale sostiene che lui avrebbe sicuramente avuto il Nobel sull'economia se lui non avesse fatto la scelta di darsi alla politica per servire il paese. Poiché lui ha fatto questa scelta, serve il paese come politico, quindi non ha potuto coltivare l'economia come sarebbe stato necessario per aspirare al Nobel e quindi sostanzialmente ha rinunciato al Nobel. Però anche questa è una domanda infondata. Cioè, potrà questo signore avere il Nobel? Non potrà averlo. Non potrà averlo, non ci interessa perché,
Ma il problema fondamentale è che non ha scoperto niente di interessante in materia economica. Si limita a commentare quello che hanno scoperto gli altri nei secoli. Allora, noi dobbiamo respingere il semioticismo. Naturalmente il semioticismo ha avuto una spinta formidabile con l'arte astratta, perché nell'arte astratta apparentemente manca in referente reale, del mondo reale, sono segni apparentemente privi di senso, e quindi se c'è una certa armonia nella configurazione dell'opera, allora abbiamo dei segni che si richiamano l'un l'altro, e questo è il paradiso della semiotica. Non è così. L'arte astratta c'è quella valida e quella non valida. Quella non valida è quella che non ha un significato, e non ha un significato al di fuori del sistema dei segni in cui quella configurazione è realizzata. Io una volta mi trovavo a Palazzo Grassi a Venezia per visitare una mostra sull'arte astratta e c'erano delle opere che mi impressionavano, altre meno. Poi sono uscito e c'era un negozio che vendeva quadri e, approfittando del momento, erano quasi tutti di arte astratta, ma erano dei quadri insignificanti. Apparentemente erano la stessa cosa, ma c'era una differenza. C'era una differenza che è quella che passa tra arte e segni gratuiti. Adesso passiamo anche in questa lezione a parlare di un'opera valida. Questa è un'opera che è stata inaugurale, ha inaugurato l'arte astratta, è del 1907, è di Pablo Picasso. E il titolo è Les Demoiselles d'Avignon. Il titolo è fuorviante, perché questa Avignone di cui si parla qui non è la città francese, quella in cui andarono i papi quando lasciarono Roma, ma è una strada, una via di Barcellona, dove Picasso è nato e dove lui è stato da giovane, dove esisteva un bordello che anche Picasso frequentava. Quindi questa è la scena di un bordello in cui c'è a sinistra una signora che non ha l'aspetto di una Anthronese, infatti è la tenutaria, ed è mostrata nel gesto perfettamente referenziale, cioè dotata di un significato esterno, di sollevare una tenda per mostrare quattro fanciulle, due europee e due africane, che sono la merce di questa bottega del sesso. Intanto c'è un richiamo che potrebbe sembrare blasfemo, ma così non è. La signora che alza la tenda è una quasi citazione di un'opera di Piero della Francesca che si trova ad Arezzo, ed è la Madonna del Parto, la Madonna sta al centro su un trono e ai lati sono due angeli che sollevano una tenda per mostrare la figura di Maria. Ecco, non è il contenuto, naturalmente, è il gesto che è quello di aprire per mostrare, cioè quello di aprire un sipario. Anche qui si apre un sipario da un lato soltanto, non da due, come in Piero della Francesca, e la merce appare. Ci sono due donne europee che hanno un atteggiamento, diciamo, vezzoso, alzano le braccia, un tipico gesto, una con una mano, l'altra con un braccio, l'altra con tutte e due. E in questo caso la merce in mostra mostra se stessa come merce, perché alzando le braccia il corpo è meglio visibile in tutta la sua estensione. Poi a destra dello spettatore ci sono queste due donne africane con una tipica maschera africana. In quel periodo le maschere africane arrivavano in Europa e hanno ispirato i pittori del tempo, e queste hanno una espressione severa, non un'espressione accattivante. A che si deve questa espressione severa? Al fatto che riprendono un tema della prostituzione. La prostituzione per il maschio è il desiderio di soddisfare un bisogno sessuale non realizzato o realizzabile nel rapporto normale, diciamo, con l'altro sesso, rapporto affettivo, per l'incapacità di stabilire una relazione affettiva, che è la base sulla quale qualsiasi rapporto sessuale ha senso. Se non c'è una relazione affettiva,
Il rapporto sessuale è soltanto uno stimolo fisico e non ha grande valore. Però, per far questo, per ottenere questo, ci vuole una capacità relazionale, che è una delle tre componenti dell'attività sessuale, è la relazionalità, a partire dal corteggiamento fino a non fumare la sigaretta dopo aver consumato, voltandosi dall'altra spalla. Questo, le donne sono più sensibili degli uomini a questo aspetto, gli uomini sono poco sensibili, anche perché tradizionalmente e secolarmente hanno considerato la donna una preda e quindi non hanno bisogno di fare tanti complimenti. Però c'è un'insoddisfazione perché è un atto mancato, quello consumato in questo modo. Allora il bordello, sulla base della grande capacità teatrale che hanno le donne che lì lavorano, danno ai frequentatori la sensazione di aver raggiunto questo risultato, di avere una donna a propria disposizione su una base affettiva che loro non hanno creato, non hanno coltivato. Questo è il significato profondo della prostituzione che qui, in questo demoiselle d'Avignone, Pablo Picasso, frequentatore di quel bordello di Rue d'Avignone, ha voluto mostrarci.